Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questa pista spaziale. Siamo in Spagna, siamo ad Almeria e siamo ad allenarci questo periodo invernale per il Super Enduro. Questa del Mondiale Super Enduro, come vedete alle mie spalle adesso c'è Ale. Siamo arrivati oggi dopo giorno e mezzo di viaggio, quindi siamo vicino a Barcellona. Siamo venuti appunto qua per sfruttare la temperatura, il caldo, ma soprattutto, ragazzi, guardate che vista, soprattutto questo. Quindi adesso si gioca un attimino, si guarda il percorso, si provano un attimo tutte le variabili del percorso, appunto per insomma riprendersi un attimo dal viaggio. Da domani invece si inizia a spingere duro, inizieremo a fare test atletici sia con Ale che con Dominic Olsovi, quindi domani inizierà la settimana di allenamento intensa. Probabilmente dovremo andare in un'altra pista domani, chi lo sa, magari da Tarres, adesso vediamo. Comunque adesso godiamoci questa golden hour qui ad Almeria. Giorno 1 di allenamento, abbiamo deciso di venire qua alla pista tracciata dal Tarres. Adesso andiamo a fare un piccolo giro della pista. Abbiamo questa prima parte qua sotto in basso, dopodiché si andrà su di là. Adesso andiamo su di là a vedere un po' dall'alto, si ritorna da dietro e riparte il giro. Quanto sarà lungo il giro? Minuto? Credo, sì. Un minutino. Vedremo. Tanto stamattina abbiamo già fatto tutti i test atletici, quindi Azza è già bello caldo, bello in forma.
Quei due lì che li fai più veloce. Ah, dici farlo in impennata tipo. Minchia però. Due giri. Ficchia, ma è un deficiente. Finché non si trova, eh. Botte, minchia. Ti ho dato un'impuntata su una pietra maledetta. Ma perché là nel tronco tocco sempre? Perché per non toccare puoi io arrivare ancora col davanti sul tronco. Ah. E dargli il colpo, sennò devi arrivare molto più in fretta. Meglio la prima opzione. Ok. Vaffanculo, ma mi cago addosso, come va un attimo storta. Very nice, bro. Questo può tirare ancora un pelo più corto e col davanti basso. Quello lì non hai picchiato davanti. Di nuovo. Che voto mi dai finora? 6, ce l'abbiamo? Sì, che di più. Buono. Va bene, riproviamo sto pezzo.
Questo era Cortino. Questo bello bello. Pietra e salto, tocco doppio doppio. Contento. Solo lì riesce a farlo? Non bene, eh? L'ultimo salto. Beh, prima sai, vado dritto dritto. Coppio coppio. Però non riesco bene a saltare lì. Cioè lascio la frizione, ma... Puoi anche solo tenere alto il davanti. Esatto, quello faccio praticamente. Però sono sempre a rischio di... Principalmente perché è tanto profondo lì. Quello sì, un po' una merda, però se entri appena senti che il dietro è sul tronco, appena dopo acceleri, lo salti molto bene. Cioè è cortissimo. Sì, no, è cortissimo. E lo fai in centro. Sì. Proviamo. Anche con quello lì arrivi lì anche sopra col davanti, dopo va là da solo. Certo. Minchia! Vedi che. Così ogni tronco, se è caro. Ah, che bomba! Madonna, che prova a farla così, eh! In centro no? A me non mi piace tanto, perché la testa va. Infatti adesso togliamo un po' di buco. Perché io vedermi troppo esterno dico poi boh, cado giù di là. Perché prenderlo forte? Perché è tanto negativo ed arriva là tanto con velocità. Fammi perché sicurezza. Dal colpo di frizione per impennarla su, poi acceleri, poi lo fai a gas chiuso, diciamo. C'è l'inerzia, diciamo. Ora uno. Ma non riesco a non metterlo giù il piede. Adesso facciamo le pietre più questo. Grande coach, big one. Thank you.
Però cado bene.